Salve. Sei tu il maschio di razza bianca, appassionato di musica rock, jogging e tranquille serate a casa? Sono io. Piacere, Bruce. Piacere, Prudence. Senti, prego. Grazie. Come ti dicevo nella lettera, è la prima volta che rispondo a uno di questi annunci. Anch'io? Anzi. Cioè, è la prima volta che ne metto uno. Beh, però questa volta mi sono detta... perché no? Anch'io. Non è che... non è che sono troppo macio per te? No, per adesso mi sembri fantastico. Grazie. Hai delle bellissime tette! È la prima cosa che noto in una donna, Ah, bene. Già, hai anche delle belle lenti a contatto. Ah, grazie. A me invece piace la tua voce. Il tuo tono di voce, dolce ma sicuro. Grazie, anche a me piace la tua voce. Ah sì? E mi piace anche l'odore del tuo dopobarba. Ah, grazie, me l'ha regalato il mio fidanzato Bob. Cosa? Me l'ha regalato il mio fidanzato Bob. In che senso? Oddio, nel senso che io sono ambidestro. Ambidestro? Sì, io sono ambidestro. E tu? Oh no, per me è fondamentale spegnere la luce. Ho paura di averti fatto arrabbiare. No, è solo che odio i gay. Ma io non sono gay. Ah no? No, io sono bisessuale. Non è la stessa cosa, Beh, io non conosco nessuno che sia veramente bisessuale. Non sono d'accordo. Secondo me siamo tutti innatamente bisessuali. Tu prova a portare qualcuno all'Orgia Club e vedrai che sarà istintivamente attratto da entrambi i sessi. Io credo che si terrorizzerebbe e basta. Ehi, hai degli occhi così belli, così profondi. Grazie. Sento che tu sì? Potresti essere l'unica donna per me. Beh... effettivamente, la mia canzone preferita è Tu sei l'unica donna per me. Dammi il tuo amore, non chiedermi niente, dimmi che hai bisogno di me. Tu sei sempre mia, anche quando vado via, tu sei l'unica donna per me. Tu sei... tu sei... Tu sei, oh sì, tu sei l'unica donna per me. Grazie. Lo sai che per certe cose sembri una donna e per altre una bambina? In che cosa sembro una donna? E ti vesti come una donna. Ah. E ti metti l'ombretto. Beh, tu invece sembri proprio un uomo. Sei alto, hai la barba, Sento che mi potresti proteggere. Io sono anche molto emotivo. Ah sì? Mi piace piangere. Eh no, questo non va bene. Non va assolutamente bene. Io credo che un uomo non dovrebbe piangere mai. A meno che non gli cada qualcosa in testa. Questo è sessismo. Eh? Sì, sembra che gli uomini siano stati programmati per non mostrare emozioni e sentimenti. Sessismo? Chi è che si è messo a parlare delle mie tette non appena mi sono seduta? Ecco, vedi? Mi sto un momento perché sento... No, ti prego, non piangere. Ma insomma, ma perché vuoi piangere? Perché sento di non piacerti abbastanza e credo tu stia facendo l'occhietto al cameriere. Al cameriere? Ma se non l'ho neanche visto! Dai, smettila, non piangere. Ci stanno guardando tutti. Va bene, smetto. Ci siamo? Sì, passato. Ehi, hai una bella bocca. Grazie. Sento che tu potresti essere la madre dei miei figli. Ah, grazie, vedi, però io credo che dovremmo conoscerci un po' meglio, no?
Andiamo d'accordo praticamente su tutto. Ma sì, sento che ti piacciono il cinema, il jogging, la musica rock, le tranquille passeggiate e soprattutto non sei una ragazza superficiale, non leggeresti mai quelle riviste stupide tipo People. Beh, sì che le leggerei. Anzi, a dire il vero ci scrivo. Anch'io. Ah, sì? Sì, anch'io da esterno, ovviamente. Ah. Sì, 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 sì. E cosa scrivi? Scrivo delle lettere. Pensa. Una? Sì. L'hanno anche pubblicata. Ah, e su cos'era? Volevo che la televisione trasmettesse in diretta Dan Peterson sulla sedia elettrica. Lipton Ice, Chuck Nugget Tennessee, così. Me la ricordo vagamente. L'ho scritta io quella, Tu hai mai visto la commedia Una donna tutta sola? Sì. Tutta sola, Ti sei identificata nella protagonista, vero? Beh, sì, moltissimo. Anch'io. Anch'io. Infatti andiamo d'accordo, mi sa che di nuovo da piangere. No, ti prego, non piangere. Insomma, io te l'ho detto, non sopporto gli uomini che piangono. Voglio che siano forti. Allora ti piacerebbe Bob? Chi? Bob. E chi è? Bob, il mio Ah, il tuo Bob. Sì, 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 sì. Vedi, il fatto che ti sto irritando, lo sento. No, è solo che è difficile cercare di capire le persone. E il cameriere non arriva, io voglio ordinare. Va bene, allora facciamo così. Ricominciamo tutto da capo, In che senso? Nel senso che facciamo che tu stai qui e, sì, e arrivo io. Da dove? Facciamo così. Tu stai qui e arrivo io. No, ma... Sembravi un angelo caduto dal cielo. Sì? Eccomi qua. Piacere, Bruce. Piacere, Prudence. Oh, Prudence è un nome bellissimo. Grazie. Mi piace molto il tuo abito, davvero carino. Beh, grazie. A me invece piace la catenina che porti. Sta bene con i peli del petto. Ah, sì. Bene. A me piace molto... Mi piace molto il tuo smalto. Ah, sì? Sì. Beh, ce l'ho anche sui piedi. Davvero posso vedere? Oh, ma certamente. Oh mio Dio! Andiamo d'accordo, sono tutte mie, di nuovo. Ti prego, smettila, mamma. Ma insomma, ma perché vuoi piangere? Ma che razza di infanzia hai avuto? Suore. Sì. Sono andato a scuola dalle suore. Mi hanno rovinato la vita. Io non credo più in Dio. Ma no? Ma credo nei cornflex integrali che aiutano a prevenire il cancro al letto. Pensa, beh, piacciono molto anche a me i cornflex integrali. Davvero? Sì. Ti voglio sposare. Ah, vedi, io però te l'ho già detto, no? Sei pronta? Sì, no, sei pronta. Ma... E anch'io sono pronto a fare il grande passo. No, ma... Sì, avremo una casa in campagna. Sì. Avremo una meravigliosa auto. Ah. Due meravigliose auto. Davvero? Avremo un cagnolino che si chiama Rufus. Rufus, vieni qua. Faremo la raccolta differenziata. E avremo case libri, auto, viaggi, fogli di giornale. Bob vivrà nel garage. Ah, no. E tutto sarà meraviglioso. Senti, io non credo di essere pronta a un impegno a lunga scadenza con te. Anzi, penso che tu sia pazzo. Adesso me ne vado. No, ti prego non andartene. Restate con me. Dammi una sola buona ragione per restare. Qui. Fanno una trippa meravigliosa. Una trippa, dici? Sì. Beh, allora, solo un altro po', Tu hai paura di vivere, vero, Prudence? Beh, effettivamente... Tu hai paura... Hai paura di mostrare sentimenti, di mostrare la passione. Beh... Ma questo è sbagliato, Prudence. Ah, sì? Hai mai visto la commedia che si intitola... Ecus? No. Ecus? È una commedia meravigliosa, in cui il protagonista è un dottore, sì, che ritiene che sia molto meglio saper accecare con una sbarra 8 cavalli, piuttosto che non provare passione ed io non voglio avere paura di accecare cavalli. Beh, dovresti fare il veterinario. Era una metafora? L'ho capita. Era una battuta la mia. No,
Non l'hai capita. E io non posso amare una donna che non sa capire le metafore. Senti, sei pazzo. Dovrebbero legarti e rinchiuderti da qualche parte. Ma sei tu che hai paura di vivere, non io. Ma sta un po' zitto, va. Peccato. Cosa? Peccato perché io ti avrei offerto la cena. Ah. E poi ti avrei portata al cinema. Pensa. A vedere l'albero degli zoccoli. E poi a casa mia, sì, dove avevamo praticato un croccante rapporto sessuale. Ah. Ma ora credo sia il caso che tu te ne vada. E mi lasci solo, vattene! Senti, croccante, guarda che sono io che non ti voglio, sei un cretino di prima categoria. Ma sì, e tu sei una stronza frigida. Cosa? Eh? Cosa? Ma come ti permetti? No! Cameriere! Betty, vuoi fare entrare il prossimo paziente? Va bene, va bene! Bene, che ti passa per la testa questa settimana? Niente. Oh. Cioè, o meglio, ho fatto di nuovo quel sogno sul Mike Buongiorno. Ah sì? Sì. O forse non era Mike Buongiorno, era più tipo Bim Bum Bam. E che cosa associa Bim Bum Bam? Non lo so. L'infanzia? Sì? Sì, forse nostalgia dell'infanzia, sì. Sì, di quando potevo trarre una soddisfazione emotiva guardando un cavallo e non avendo a che fare con una persona. Insomma, i cavalli non mi hanno mai delusa. No. Ti senti delusa dalle persone? No, cioè, insomma, tutti gli uomini con cui cerco di avere una relazione, viene fuori che sono matti. E se non sono matti, sono noiosi. Però, forse ho pensato, magari sono io che trovo in loro dei difetti che forse non hanno. Per esempio, magari ho fatto la stessa cosa l'anno scorso con Michael. Lui era carino, gentile, premuroso, e io ho visto in lui dei difetti che magari non aveva. Magari faccio la stessa cosa con me stessa. Lei che ne pensa? Non importa quel che penso io. Tu che ne pensi? Sì, ma io voglio sapere che cosa ne pensa lei. Non tocca a me parlare. Capisco. E comunque non mi va di parlarne. Benissimo. Ho risposto a uno di quegli annunci. Oh. E com'è andata? Malissimo. Ho incontrato uno stronzo, si è messo a piangere a tavola, si è messo a parlare delle mie tette ed è pure venuto fuori che ha un fidanzato di nome Bob. Una cosa ridicola, me lo dovevo immaginare. Oddio, ma io sono sempre qui che ti aspetto, mi puoi sempre tornare da me. Dottor Preminger, sì, ne abbiamo già parlato, se resto in terapia con lei non mi può parlare in questo modo. Dio, quanto sei bella quando sei arrabbiato! Oh, dottor Jenica, ci sono molti casi di donne che hanno denunciato i loro analisti dopo che le hanno sedotte. Sì, ma tu lo volevi. Ma come potevo volerlo se non facciamo altro che dire che non so cosa voglio? Sì, ma tu questo lo volevi. Non so nemmeno perché continuo a venire in terapia con lei. Devo essere pazza. È evidente che non possiamo continuare l'analisi dopo che abbiamo avuto una storia. Ah, una storia. Due notti schifose non possono essere considerate una storia. Non aveva mica detto che erano state schifose, però. No, sono state fantastiche. Ah. Tu eri fantastica e anch'io ero fantastico. Ah, vero, vero. Sì,
cosa schifosa è che sono state soltanto due notti. Dottor Preminger, è opinione comune che analisti e pazienti non possano avere rapporti sessuali. Non in California! Ma noi non siamo in California! Beh, ma ci trasferiamo! Ci compriamo una bella casa! E una bella jacuzzi! Dove facciamo? No! Dottor Preminger, gliel'ho già detto. Lei non mi piace come uomo, non mi piacciono quelle porche che porta e non mi piace nemmeno a letto. A letto sono un dio. Beh, insomma, direi. Eh? No, dico, ha un problema di eiaculazione precoce. Oh, no. Senti, cocca, la precocità non c'entra niente. No, no. Sa, noi viviamo tutti in un mondo frenetico, abbiamo tutti un sacco di cose da fare. Io eiaculo svelto apposta. Non ci credo, sa. E vaffanculo! È evidente che questa è la nostra ultima seduta. Io la saluto caramente. No, 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 sprude. Ho solo perso un attimo la pazienza. Ma vedi, sono umano. È questo che devi imparare. Le persone sono umane. Invece di continuare a ricercare la perfezione, devi imparare ad accettare l'imperfezione. E io ti posso aiutare. Beh, vede, io però non credo che lei sia un bravo analista, sa? Anzi, secondo me non dovrebbe avere nemmeno l'abilitazione. Prudence, il punto non sono io, sei tu. No. No, non ti piace la vita che fai, non ti piace il mondo in cui vivi, non ti piace il lavoro che fai, non riesci a trovare una relazione soddisfacente. Io ti posso aiutare. Vede, come l'ho detto, non penso che lei sia un bravo analista, però... Però magari gli altri sono peggio. Peggio? Molto peggio. Io almeno sono una persona simpatica. E soprattutto mi piacciono le donne, alla maggior parte degli uomini non piacciono affatto. Non lo so perché mi sta tornando uno dei miei mal di testa. Prova che ti massaggi il collo! Non mi tocchi! Va bene. Nessun altro sogno? No. Forse dovremmo parlare del perché non ti sei piaciuto l'uomo con cui sei uscita. No. Possiamo anche non parlare, ma è importante che rimaniamo nella stanza. Per quanto? Mezz'ora. Va bene. Ma io non parlo più. Benissimo. Oddio, quanto sei bella quando sei arrabbiata! Posso cominciare? Ti va di cominciare? Sì. Oh. Ero in un ristorante e ho tirato l'acqua a una persona. Davvero? Sì. Erano tutti bagnati. Ti ho fatto vedere questo disegno. Non saprei, sono tutti un po' simili. No, non sono tutti simili. No. È stato fatto da un bambino di 3 anni emozionalmente disturbato. I suoi genitori lo picchiavano tutte le mattine dopo colazione. Un sugo d'arancia, toast e un sacco di botte. Capisci dove voglio arrivare? Sì.
cioè... No, 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 non saprei. Il fatto è che quando un papero viene da me per la prima volta, è subito evidente che... Ho detto papero! Sì. Ma no, ma che cos'è che volevo dire? Papero, papero, è papero pomposo, pompom, paparazzi, poliessere, poliana, polieria, paziente! Paziente, che volevo dire? Dunque, che stavo dicendo? Qualcosa su quando un paziente viene per la prima volta. Ma no, troppo generico, cerca di essere un po' più preciso. Qualcosa su il disegno di un bambino, sì. E quando un paziente viene per la prima volta. No, non mi basta, dimmi qualcos'altro. Dottoressa, non saprei. Sì, senti, mi fa impazzire quando non ricordo quello che stavo dicendo. Beh, ci dovremmo arrangiare. Ma perché non parli un po' tu, intanto che io cerco di ricordare quel che stavo dicendo? Sì. Allora, un po' Poliana. No, Poliana. Porca zia, perché così? Poliana. Posso cominciare? Ti va di cominciare? Sì. Ho ricevuto una risposta all'annuncio che ho annuncio? Messo. Sì, l'annuncio personale. Ah, oh, l'annuncio personale! Ma te l'ho detto che è così che ho conosciuto il primo signor Wallace. Oh, adoro gli annunci personali, sono così diretti. E dimmi, ha funzionato bene? Sì, all'inizio sì. Partecipe, molto emotivo. Ho anche pianto. Bravo! Sì! Sì, ma... credo che non le sono piaciuto molto perché poi mi ha tirato l'acqua addosso. Oh, gioia, poverino. Ci vuole tanto coraggio per essere emotivamente aperti e vulnerabili. Vieni qui, che ti do un bello abbraccio. E dimmi, che hai fatto quando ti ha tirato l'acqua in faccia? Gliel'ho ritirata. Oh, evviva, bravo! Ho un po' paura a rimettere. Non mai avere paura! Rischiare senza mai avere paura! Ti ho mai parlato di Ecus? Ah, quel dottore, il dottor Disatto, con cui mi identifico così tanto. Beh, aveva capito che era importante rischiare, impazzire, accettare i cavalli con una sbarra di ferro piuttosto che rimanere lì al sicuro in mezzo alle convenzioni e alla noia. Ecus! Ha ha ha!
non ho capito male, lei mi sta suggerendo di mettere un altro annuncio allora. Certo, solo che questa volta serve un annuncio che possa attrarre una persona eccezionale, in grado di comprendere le tue unicità. Ma certo, un altro annuncio, ma se... E quali sono le mie unicità? Le so, le solite, no? Cioè? Vediamo, vediamo. Sui piedi. Maschio, razza bianca, 45 anni, 1,80 m, no, 90, occhi verdi. 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 Premio Pulitzer, appassionato Kierkegaard, mare l'astrattismo, e cerca femmina pari gusti per incontri. Oh. Ah, con questo dovresti proprio attrarre una persona fantastica. Ma perché non lo porti di là? Così il mio dirigibile me lo batte a macchina. No, no, non volevo dire dirigibile, volevo dire schiaccia sassi. Segretaria. Segretaria! Lo porto. Dottoressa, un attimo. Io ero venuto qui anche per un altro argomento, eh? Questo fatto di cercare le donne con gli annunci mi sta creando un po' di problemini con Bob. Chi è Bob? Minchia, Bob! Bob è quello con cui convivo da un anno. Ma tu non sei Thomas Norton? No! Io sono Bruce Lathrop, io. Ah, sì. Bruce è troppo, bel Bruce, adesso mi ricordo. Oh, Gioia, perdonami, per tutta la seduta ho pensato che tu fossi un altro. Ma comunque l'annuncio va benissimo lo stesso, quindi portalo pure al mio dirigibile. Segretaria! No, non volevo dire qua, Tatero, volevo dire Boni, pechinese, porco. Bene. Aspetta una persona. Credo. Prudence! Sì? Stavo pensando che forse sì. Hai risposto ancora al mio annuncio. Dovrei essere cretina per rispondere due volte allo stesso annuncio, no? Sì, è che l'ho un po' cambiato. Cambiato? Sì. In che senso? Un pochino cambiato. Qualche... Cioè, quindi fammi capire. Tu saresti il premio Pulitzer appassionato di Kierkegaard, Mayer e l'astrattismo. Sono io. Mi dispiace, scusa. No, è che mi sento molto in imbarazzo.
Perché? Siamo tutti umani. Beh, essere umani mi sembra già un'ottima ragione per sentirmi in imbarazzo. Dovresti andare in analisi, allora. Grazie tante, ci sono. Allora non funziona. Grazie. Senti, ma tu hai intenzione di... stare qui? No, perché, cioè, secondo te, no? Siamo le uniche due persone che rispondono agli annunci? No, 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 ah. No. Non credo. Magari siamo predestinati. Sfigati, mi sembra. Io non ti piaccio proprio, vero? Beh, no. Neanche tu! Bene, allora visto che siamo così d'accordo, io ti lascio la tua serata, eh? Tante care cose! Care cose. Scusa un attimo, però. Sì? Cioè, visto che siamo qui ormai, mi è venuta una curiosità. Sì. Scusa, ma perché tu metti gli annunci se dici di stare tanto bene con questo Bob? Perché sono aperto a nuove esperienze. Sì. Che detta così va benissimo, ma io non credo basti, schiacciare due pulsanti per cambiare preferenza sessuale. No, i pulsanti non c'entrano niente. Io semplicemente sono attratto da entrambi i sessi. Sarà, ma non riesco a crederci. Ma scusa, ma perché starei qui con te se tu non mi interessassi? Non so, potresti volermi ammazzare per punire tua madre. Vedi, la cosa che io non capisco, sì, è il fatto che io, di persone nuove, ne conosco ogni settimana. Per esempio, al giornale ne incontro un sacco. La settimana scorsa, per esempio, ho conosciuto il campione olimpico di salto con l'asta. Lo conosci? No, stavo pensando che Bob va matto per l'asta. Beh, allora, forse dovremmo combinare un incontro, no? Sai, credo che il tuo analista ti stia rubando i soldi. Beh, il tuo deve essere come minimo un maniaco sessuale. No. Innanzitutto io ho una analista, eh? E lei mi sta aiutando molto. Lei mi dice sempre che devo uscire dal limbo. Devo rischiare! Boom, 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 boom! Il mio invece è un uomo e mi dice che, devo rassegnarmi all'imperfezione. No, lascia perdere. Senti, io lo so che questa faccenda della bisessualità è difficile da capire, lo so. Anche mia moglie non ci si trovava tanto bene. Ah, perché tu mi stai dicendo che saresti stato sposato? Certo, sì. Per 6 anni, con Sally. Ci conoscevamo fin dalle elementari. Scusa, ma perché vi siete lasciati? Perché io questa faccenda qua della bisessualità non è che l'avessi capita tanto bene all'inizio, no? Ah. E il fatto di essere andato a letto con l'uomo del gas, insomma, mi dava l'impressione che semplicemente che ero gay, tutto qui. Ma sai che io non sono mai a casa quando vengono a leggere il gas. Vabbè, detto questo, quando Sally l'ha scoperto, sì, si è molto arrabbiata. Beh. E ha voluto il divorzio. È comprensibile, insomma. Tu? Cosa? Tu non sei mai stata sposata? No. E non c'è mai stato nessuno di importante? Oh, beh. Due. Due gatti? Ah. Cioè, no, a parte gli scherzi, lo scorso anno, per esempio, ho convissuto
con un ragazzo di nome Michael per 6 mesi. Era carino, gentile, premuroso e sulla carta avremmo dovuto essere felici, ma chissà perché non lo eravamo per niente. E così, visto che tra l'altro era pure vagamente allergico ai gatti, ognuno è andato per la sua strada. E da allora? Nessun altro di serio? Sì. Sì, ma non funziona mai. Magari sei troppo dura. Scusa, ma se uno mi sembra matto oppure cretino, devo far finta che sia invece perfetto? Ma no, non dico questo, ma magari pretendi troppo. Ma scusa, ma tu non ti vorresti sposare? Non lo so, è tutto così confuso. Il problema nasce dal fatto che io da bambina ho visto una commedia. Ma una commedia cretina, E si chiamava Ogni ragazza vuol marito o qualcosa del genere. Fatto sta che in questa commedia, la protagonista è Betsy Drake. Betsy Drake interpreta una ragazza assolutamente infantile che a un certo punto, un giorno, in un bar, si imbatte in un pediatra affascinante, elegante, interpretato da Cary Grant. Lo vede, se ne innamora, vuole farci immediatamente dei bambini, ma lui non se la fila di striscio, fino a quando, a un certo punto, inspiegabilmente, alla fine del film, lui non le dice: sei adorabile, ti voglio sposare. Bravo. Ma è una commedia, comunque. Ho capito, ma il punto è che poi, nella vita vera, Betsy Drake ha sposato davvero Cary Grant. Naturalmente non ha funzionato e l'altra, Diane Cannon, che era stata una delle sue mogli, di Cary Grant, ha detto che forse sposarselo non era stato poi un grande affare, visto che si calava l'LSD. Ma io dico, quindi, se non ci si può fidare nemmeno di Cary Grant, se non ci si può sposare nemmeno con Cary Grant, ma con chi ci si deve sposare? Ma magari il problema è Diane Cannon. Magari è colpa sua. Magari chiunque si fosse sposato con lei si sarebbe calato l'LSD. Magari il tuo Cary Grant è davvero meraviglioso. Ho capito, ma rimane il fatto che già all'epoca fosse troppo vecchio. Io ho l'età giusta. Beh, in effetti, Cary Grant è vecchio, no? No, è morto. È morto? Beh, il campione di salto con l'asta è troppo giovane. L'asta gliela lasciamo a Bob. Quindi ci sono rimasto soltanto io? Beh, effettivamente... Aspettando il prossimo paziente, sì. Sì. Ieri sera, sì, è stato fantastico. Sì. Fredda, anche a me piace della fresca, sì. Come? Ah, non fredda. Fredda! Ah, così fredda. Come così fredda? Ma... Senti, ma si può sapere che cosa avete voi donne? Leggete uno stupido libro e vi mettete in testa che il sesso debba durare delle ore. Senti, Connie, allora, se non sei in grado di eccitarti in 2 minuti, non è mica colpa mia. Cosa? Ma vaffanculo pure tu! Pronto! Ma qua è questa? Betty, fai entrare il prossimo paziente. Buongiorno. Allora, che cosa ti passa per la testa questa settimana? Niente. No, non ho proprio voglia di strapparti le parole di bocca. Mi paghi per starti a sentire a parlare, quindi parla! Come prego? Scusa. È che oggi sono nervoso. Ah, sì. E come mai? Ma tutti i miei pazienti fanno così. Non parla nessuno. C'è uno che parla,
ma parla in Yiddish e non capisce che cavolo dice. Beh, forse dovrebbe dirgli che non lo capisce. Tu no, dici? Per la comunicazione, no? Per agevolare... Ehi, non dirmi come devo fare il mio lavoro! Oh, mamma mia, perché oggi... E poi non siamo qui per parlare di me, siamo qui per parlare di te. Bene. Allora? Un'altra serie di serate sole e senza amore? Io sono sempre qui per te, baby. No, a dire il vero, ho passato delle serate molto piacevoli. Ma sì? Hai risposto a qualche altro annuncio? Beh, effettivamente... Ma è una cosa da puttane! Come analista è quantomeno ridicolo. Ma no, no. Prudence, prudence. Non devi perdere il senso dell'umorismo ora che sei in questa fase promiscua. Non sono in una fase promiscua. E... ci sei... andata a letto? Dottor Framingham... No, no! È importante! Mi serve per l'analisi. Allora, ci sei andata a letto? Non era previsto, ma è successo, sì! Sì? È stato più bravo di me? Oh, Stuart... No! No! Dimmelo! Sì, molto di più! Immagino che ci abbia messo delle ore! Che se la sia presa tutta con calma! Questa cosa che il sesso debba durare delle ore è una cosa malata! Malata, ti dico! Senti, si occupava delle mie sensazioni, se è questo che intendi. Evidentemente le esperienze che ha avuto con gli uomini lo hanno reso un amante migliore. Com'è? No, dico, è bisessuale, me l'ha detto lui. Ah, sì? Sì, beh, in fondo si dice che i bisessuali abbiano un rapporto molto più stimolante con il sesso, no? Stronzate, stai dicendo un sacco di stronzate! Cazzo, ora è tutto più chiaro! Certo! Cosa? Tu hai paura di veri uomini, quindi ti getti tra le braccia di qualche eunuco per farti coccolare, ora è tutto più chiaro. Sì, sì, sì. Quindi, se ho capito bene, la mia alternativa, non so, sarebbe quella di passare la serata con te. Magari 2 minuti con te, che non distingui un rapporto sessuale dalle flessioni, e trascorrere il resto della serata ad ammirarti i peli delle ascelle. Prudence, tu hai paura degli uomini? No, non e vero. Sei una chiappa finocchi! Ecco che cosa sei! Cosa? Me lo devo scrivere! Non ho capito, scusa, che stai scrivendo? No, no, aspetta un attimo. Che stai scrivendo? Voilà! Vorrei fare l'elettroshock a questa paziente. Cosa? Quindi la toglio mentre caldo i capelli. Ma prendo, come ti permetti? Ma non ti sta... No, Prudes. Ti stavo solo prendendo un po' in giro. A che scopo? Mica te lo posso dire. Interferirebbe con l'analisi. Già. Ah, perché questa tu la chiami analisi? Certo che la chiamo analisi, sai? Noi stiamo arrivando alla parte più corposa dell'analisi! Sì, e vedo già degli ottimi risultati. Ora, tu stai attraversando una fase molto confusa della tua vita. Ora esci con degli omosessuali e Dio sa cosa potrai fare tra un po'. Io sono l'unico salvagente a cui tu puoi aggrapparti. Sì, va bene, non lo so, ci penserò. Intanto ti saluto. No, Prudence. Va bene. Quindi,
Quando vedrai di nuovo quest'uomo? Tra poco. Questa sera mi ha invitata a cena a casa sua. Immagino cucinerà lui. Beh, non lo so. Penso. Ma vieni a casa mia che ti faccio le polpette! Oddio! Nell'altra stanza? Va sì. Bene. Va bene. Scusami. Ho preparato l'acqua e menta. Pensa. L'ho messa in frigo. Hai conosciuto Bob? Mi sembrava di aver capito che questa sera non ci sarebbe stato. Sì, sì. Hai ragione, però dopo andrà dalla madre. Ah, perché si ferma a cena? No, andrà dalla madre, che è una donna buffissima, è la sosia di Amanda Lear. Pensa. Tu guarda Amanda Lear, è quella. Io ho fatto le costolette dal mio... Ha chiesto se può andare un attimo nell'altra stanza. Sì, Bob, ho fatto le costolette, ha chiamato Carmen Miranda. Ha chiesto se può andare un attimo nell'altra stanza. Sì, guarda che Bob non è un problema. No. Costolette dal... Tu leggi qualcosa intanto, io vado da... Certo. Vai. Bob! Ti ho detto che questo non è il momento di parlarne. E quando è il momento? Ne parliamo in un altro momento. Oh, molto comodo per te, no? Bob, non è il momento di parlarne. E allora quando? Senti, ti ho già detto che Prudence non è un problema fra me e te, devi capirla questa cosa. Dio, lo sapevo! Ma smettila di fare così! Ne hai rotto! E che tu... Hai rotto! Tutto a posto, dopo vado alla madre, Amanda Lear, buffissima. Mi era sembrato di capire che Bob non fosse così toccato dal fatto che tu vedessi altre donne o che comunque vi foste lasciati. Ho detto una bugia. Sì. Ah! Sì, io ero convinto che la terapia di gruppo, quella che fa Bob, l'avesse aiutato a superare l'ostacolo delle ostilità che ha nei confronti del fatto che io cerchi altre donne. Sì. Ma tanto lui va via. Io ho fatto le costolette d'agnello. Ho fatto le costolette d'agnello. Anche l'antipasto. Anche l'antipasto ho fatto. Dico, e questa sera? Che cosa facciamo? Questa sera ceniamo come eravamo... Secondo me è meglio se andiamo al ristorante. Ma quale ristorante? Ho fatto l'antipastone. Ho fatto il riso. No! Mi si brucia il riso! Scusa! No, segui. Rieccomi. Oh, Gesù. Non volevo metterti a disagio prima con Carmen Miranda. È una battuta che faccio sempre. Ah, non c'è il problema. Bruce dice che se riesco a superare l'ostilità iniziale scoprirò che sei anche simpatica. Beh, lo spero.
Ma Bruce è una persona talmente piena di contraddizioni. Ah. Io soffro veramente a stare indietro. Beh. Ed ora, no? Sì. Se ne esce con tutta questa storia di avere donne su donne che vanno avanti e dietro per tutta casa. A tutte le ore. Ah. Senti, tu hai mai visto quel film che si chiama Domenica, Maledetta Domenica? Sì, cioè no, ci volevo andare, ma poi successo... non l'avesse mai visto. Oddio, gli ha fatto un effetto così tremendo. Ah, sì? Sì. Cioè, parla di un tizio, no? E che è Murray Head. Che ha una relazione sia con Peter Finch, sì, che con Glenda Jackson. Ah, molto bravi. Beh, il punto, sì, è che è un film scemo. Ah. Perché io non credo che la bisessualità esista davvero. Oddio. Non dirmi che tu ci credi. Cioè, è difficile, cioè, capirlo, con no? Tutta questa storia di voler cercare donne con gli annunci, beh, io credo che Bruce voglia solo dimostrare qualcosa. Ah, sì? Sì, lo dice anche mia madre. Ah, tua madre? Sì, lei dice che è una fase. Ah. Sì, che è un momento. Io devo cercare di capirlo, sì, di comprenderlo. Mm-hmm. Sai, io ci ho impiegato molto a costruire il mio rapporto con Bruce. Beh. E poi conoscere gente nuova è così difficile, oltre al fatto che fa paura. Beh, effettivamente non è facile. Io credo che di base noi siamo tutti gay. Ah, sì? Sì. Tu no? Beh, non proprio. Dici così perché ancora non ti sei liberata, cara. Liberata? Ma sì, fidati. Io? Sì? Conosco un sacco di lesbiche a cui tu piaceresti davvero molto. Bene. Se vuoi, posso dargli il tuo numero di telefono? Oh, no, grazie. Ma sì, certo. No, guarda, riso bruciato. Ma guarda, il problema qui non è il riso. No, è il riso. Lucy, dimmi. Vieni, vieni. Sì. No, no, fare il muso, su. Guardala bene, Prudence. Sì. Secondo te? Sì. Non farebbe colpo in un bar di lesbiche? In effetti sì. Sei vero? Oddio, sai cosa ti avevi fatto? Alle skin! Ti piacerebbe davanti? Non è così che tongi, che tongi, tongi. Vedi, non mi va molto che mi si dica a quali lesbiche piacerei. Oltre al fatto che la situazione sta diventando imbarazzante, quindi ora o fai qualcosa che io me ne vado. Ah, sì, allora, tesoro. Noi adesso dobbiamo cercare di riuscire a far passare a Bob questa ostilità che ha nei tuoi confronti. Io? Ostilato. Ma sì, perché sei l'unica che può farlo. A me non mi ascolta. Tu fatti conoscere. Va bene. Ti prego, fallo per noi. Ti faccio il massaggino. Non mi toccare. Non ti faccio. No. Scusa, eh? Oh, no. Non devi scusarti. Capisco che ti metto in imbarazzo. No, è solo che... Bob, guarda che tu a Prudence piaci tantissimo, eh? Sì? Non è come tutte le altre donne che hai conosciuto. No, no, per esempio mi piacciono un sacco di uomini. Oh, bene! Allora una cosa in comune ce l'abbiamo! Opla! Allora, Prudence, l'hai finito l'articolo? Sì, puntuale come un orologio. Perfetto. Senti, Bob, Bruce mi ha detto che tua madre somiglia ad Amanda Lear. Dipende da cosa intendi con Amanda Lear. Ah, non lo so, l'ha detto Bruce. Mia madre ha una certa presenza, se questo che intende. No. Tua madre somiglia a un travestito, è questo quello che intende. Non c'è bisogno di offendere mia madre, solo perché ha il senso dell'umorismo. No, voglio dire,
Una donna, almeno teoricamente, può avere il senso dell'umorismo, sì? Oh, ma sì. Certamente, oh, certamente. Sì, ma qui il senso dell'umorismo non c'entra niente. Bob. Io ho sempre odiato i travestiti. È un'immagine della donna così ripugnante. Cioè, no, ma io non intendevo tua madre, eh. Per esempio, Jack Lemmon vestito da donna in A qualcuno piace caldo era fortissimo. Carina? Mia madre non somiglia per niente a Jack Lemmon in A qualcuno piace caldo, ok? Ah, no, no, ma io... Ok? No, ma io non ho detto ok! Okay. Guarda che ha cominciato a fare ok, ok, non andiamo da nessuna parte. Quindi adesso devi trovare qualcosa di intelligente da dire, perché se no così non andiamo da nessuna parte. Che lavoro fa Bob? Allora, Bob, lavora... Ci guarda che non me ne sono ancora andato. Sì, scusami. Chiedevo, che lavoro fai, Bob? Il farmacista. Il farmacista? Davvero? Perché bisogna di qualche pillola, vero? No, sì. Per ora no, magari. Vado a prendere l'acqua e menta. No, 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 tu stai qui. E così fai il farmacista? Già. Beh, mi sono sempre chiesta che cosa ci fosse nell'aula. No, no, cara, non ti sforzare. Comprendo benissimo che sto mettendo tutti quanti a disagio. Sì. No, che... Scusatemi. Cosa c'era nell'Aulin? Niente di più intelligente che senti, è venuto in me. Senti, è re dell'intrattenimento. Ma perché no, non lo tiri fuori tu un argomento di conversazione? Non è questo il discorso. È che sei tu l'unica che puoi far superare lo stato. Ma non ti coinvolto in questa cosa. Non lo so, ecco. C'è mia madre al telefono. Non ho sentito il telefono suonare. Ma perché l'ho chiamata io? Ah. Vuole parlare con te? Con me? Sì. Vieni. Pronto? Sì, sì, sono io. Sì. Piacere, Prudence. No, no, però così non iniziamo bene, signor... No, però non mi... Bruce. Bruce, la signora Lasky mi sta insultando. Adesso risolvo tutto io. Ah. Wanda? Wanda, ascoltami. Ti ho detto mille volte che non devi intrometterti nella mia vita. E non fa bene neanche a Bob questo. E poi ti ho detto mille volte che non devi cantare mentre ti sto parlando. Smettila di cantare! Sta cantando La Banera della Carmen, una cosa orribile. Madre, sono io, adesso puoi smettere di cantare. Scusa, ma... Va bene, finisci l'ultima strofa. Il padre tuo? Dov'è? Una volta lo ha ucciso lei. Una volta? Sì. In che senso? Deficiente. Madre, va bene, adesso smettila. Sì, sto bene. Sì, 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 glielo dico! Mia madre sostiene che siete tutti e due molto immaturi! Ah! Glielo dico, madre. Sì, no. Anch'io credo che sia lesbica. No, scusa! Ah, sì. Io allora a questo punto posso risolvere perché no? Aspetta, risolvo tutto io, Bob, adesso vai a prendere la comunicazione nell'altra stanza. E lasci cenare in santa pace, me e Prudence, come eravamo d'accordo! Oh, no, 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 carino. Tu eri d'accordo. Io per niente! Bob, basta! Wanda, sì, Bob sta andando a prendere la comunicazione nell'altra stanza. Grazie, tante belle... Ma che sta cantando adesso? Ma vissi d'arte, vissi d'amore, Bruce? Sì, io sì. Va bene. Alla prossima, Ciao, ciao, ciao. Bob, vai nell'altra stanza. Forza. Non ti capisco. Proprio non ti capisco! Prudence. Io ho fatto le costolette d'agnello. Ah, pensa. E ho fatto anche l'antipastone. Io ti prego. Senti, però io credo che... Io non dovevo coinvolgerti in questa cosa, è colpa mia. No. Lo ammetto. Però io penso che sia meglio che io vada a casa, così voi potete andare da un consulente matrimoniale, una analista, quello consulente che... Consulente matrimoniale, ti prego. Resta con me. Senti, vai a mettere su queste costolette. Sì, sì. Ah, suona di nuovo il telefono. No, no, no. E ancora una volta no. Non rispondere, di nuovo mia madre. Le ho detto che andavo in albergo a buttarmi
giù dalla finestra. Ha senso continuare così per me? Ma spero che sarete felici. Davvero. Gasman, torna qui un attimo. Senti, tu stai solamente cercando di attirare attenzione. Oh, no. Tutto qui. Occupati della tua cena, non voglio rovinarti, me ne vado. Un attimo. Fermo! Sì. Vandant, risolvo tutto io. Sì, grazie, tante care cose. Bob, tutti quelli che dicono di volersi suicidare lo stanno solo facendo per attirare attenzione, vero Prudence? Non lo so, io voglio solo andarmene a casa. Oh no, no, ti prego. Non te ne andare. No, me ne vado io, sì. Bob, tu stai qui, fermati Bob! Torno indietro. Vanda! Ah no, no, per l'abbonamento tutto a posto. Grazie, grazie, sì, abbiamo già fatto tutto. Sì, sì, sì. E la Vivica? Sì. Sì. Bob, per favore, ascoltami. Voglio che tu veda la mia analista. La tua analista? Ma cosa stai dicendo? Io ho la mia terapia di gruppo. Io non so cosa tu abbia contro la mia terapia di gruppo, mi è stata di molto aiuto. Bob, ti vuoi suicidare? La tua terapia di gruppo non serve a un cazzo! Il suicidio è un tentativo dell'uomo, ecco! Bob! Oh. Parlaci tu! Io? Ma che ne so, di qualcosa! Cosa? Ascolta! No, signora Lansky! No, 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 no! No, ma no, non no, io non voglio rovinare la vita sua. No, no, ma guarda. Non voglio più parlare. La signora Lansky mi sta di nuovo insultando. E insultala pure tu. Madre, voglio morire. Sono capace anch'io. A mia madre? Mi avete rotto i coglioni voi due con questa sceneggiata! Siete due bambini dell'asilo, io me ne vado a casa! Prudence, vuoi che chiamo un esorcista? No! Senti, Bob, chiamiamo l'esorcista? No, Prudence ha ragione! Ci siamo comportati davvero male con te! Adesso io voglio che tu veda la mia analista. Ti aiuterà tantissimo, credimi. Va bene, è tardi, però la chiamo. La chiamo tanto il numero di casa. Ah, perché hai pure il numero di casa della tua analista. Sì, me l'ha dato dopo la seconda seduta. Beh, io in effetti dopo la seconda seduta sono andata a letto con il mio analista. Buonasera, c'è la dottoressa Wallace? Sì. La persona di cui le ho parlato. Oh, ecco. Allora, Bob, io adesso vado e tu cerca di tirare fuori tutto. Come, Brucey, tu non rimani? Sì, Brucey se ne va. Sì, sì, perché io sono in giro da tutto il giorno. Non ho mangiato, ci siamo comportati malissimo con Prudence e io voglio cenare in santa pace con lei come eravamo d'accordo. Allora, dottoressa, noi siamo al ristorante Il Cavaliere, se dovesse esserci bisogno. D'accordo? Ah, perfetto. Allora, Bruce, ti raccomando, tira fuori tutto quello che hai, mi raccomando. Ci vediamo stasera. Ciao. Salve,
Che faccio? Mi devo sedere? Mi sdraio? Ti va in sederti? Scusi, come mai tiene in mano quel pupazzo? Ti dà fastidio? Non lo so. Da bambino ti lasciavano giocare con i pupazzi? Oh sì, era coi camion che non volevo giocare. Quelli veri. Giocattolo? Beh, ma allora qual è il problema? Sembra che Bruce voglia fare finire il nostro rapporto. In che senso? Ha cominciato a mettere degli annunci sul giornale per cercare delle donne. E con quella che ha trovato adesso sembra anche che faccia sul serio. E perché ti dà fastidio? Ma perché io e lui viviamo insieme da un anno ormai. Vivete insieme? Sì. Oh, beh, ma sono sicura che anche se Bruce dovesse lasciare l'appartamento, sicuramente troveresti subito un nuovo coinquilino. A te a proposito, anche mio figlio ne sta cercando uno. Non va tanto d'accordo con l'attuale signor Wallace. Magari potreste dividere l'appartamento. No, Bide, non credo che lei abbia capito il problema. Io e Bruce non siamo solo coinquilini. Mi scusi, ma lui non le parla mai di noi in analisi, eh? Devo guardare la cartella! Allora, Bruce, no? Niente da fare! Qui non c'è! Ma forse il mio dirigibile può aiutarci! Masha! Masha, cara! Scusi, ha detto dirigibile? Ho detto dirigibile? Sì. Ma no, che cos'è che volevo dire? E forse pallone? Pallone, sì. Che c'entrano ora i palloni? Ecco, mi hai fatto dimenticare perché stavo dicendo. Dunque, parlavo di case? Certo! Volevo farti incontrare mio figlio per vedere se potevate dividere la casa. No, guardi, non so di cosa stia parlando, E non capisco perché insiste a voler che io conosca suo figlio. Ho capito. È gay? Ma neanche per idea! Vuole solo cercare un coinquilino! Non è forse quello che vuoi anche tu? No. Mi scusi, ma io non sono venuto qui da lei per un consiglio sul mercato immobiliare. Io sono venuto qui perché il mio amante sta cercando di lasciarmi! Amante? Ma sì, Bruce. Il suo paziente. Quello che era qui un momento fa, io e lui siamo amanti, ma non lo sapeva. Ma buon Dio, no! Ma come sarebbe buon Dio, no? Ma no, non sei promosessuale, non ha le remoscia. Sta scherzando. Sta scherzando, vero? No, non ce l'ha. Oddio, adesso di che cosa stavo parlando? Dunque, dirigi? Segretaria, non dirigibile, segretaria, certo. Quindi? Bruce non le ha mai parlato di noi? Vuol dire che io sono così poco importante per lui? Senza consultare la cartella non me lo posso ricordare. Ma perché non cambiamo argomento? Ma come cambiare argomento? Scusi. Ah, hai iniziato a masturbarti? Oddio, no, non mi va di parlare della mia infanzia. Molto bene, allora cambiamo argomento. Oh, i nuovi pazienti sono così difficili, vero? Mi scusi? Posso vedere il suo diploma? Sì? Che succede? Oddio, una travolta. Va bene, lasci stare, va bene. Mi fido. E così tu e Bruce siete una coppia? Già. Che strano che non me ne fossi accorta, Non per molto ancora, però, Ma visto che sei omosessuale, immagino che io non ti attraggo. Come, scusi? No, dico, immagino che non provi alcuna attrazione per me.
Non vedo che cosa c'entri. Ma infatti non c'entra nulla, cambiamo discorso. Ma proprio niente, niente, niente. Vabbè, non importa, non importa. Perché? Perché non mi racconti che cosa fate tu e Bruce? In che senso, mi scusi? Lo sai benissimo in che senso. Fisicamente. Non mi va di parlarne. Attraverso l'atto sessuale, i pazienti agiscono nei loro conflitti più profondi. Le donne preferiscono stare sopra, per esempio, che dovrebbero voler dominare. E gli uomini che hanno il sesso orale con le donne potrebbero voler ritornare nel grembo materno. E le coppie che amano la posizione del missionario potrebbero voler diventare degli antropologi in Ghana. Bravo, psicoterapeuta. Ogni indizio è importante. Quindi dimmi. Dimmi. Ho detto che non mi va di parlarne. Benissimo, staremo zitti. Tanto lo so che cosa fate, non sono mica nata ieri. Brutta chicca! Come scusi? Brutta chicca! No, scusa, scusa! No, no, continua facendo brutto. Lo sa? Sono le persone come lei che hanno oppresso per secoli gli omosessuali! Dicendo che dovrei agire distinto e andare a sparare subito a Bruce e alla sua puttanella! Non ho mai avuto una prima seduta così produttiva! Ma devo usare una pistola vera o va bene questa? Questo devi saperlo tu. Devi capire che cosa vuoi veramente. Beh, io non voglio andare in prigione, no, no. Ma voglio punire. Oh sì, punisci, tira fuori tutto! Potrei andare subito in quel ristorante? Sì! Sì, non la prego, lei verrebbe con me? Sì, certo. Sì, sì, sì. Così, se mi fermano, lei può dire che fa tutto parte dell'analisi. Ma sì, 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 sì. Vado a prendere solo un altro biscottino. Sono eccitato. Nervosa per la faccenda di Bob, lo so. Ma guarda che
che io lo so che è colpa mia. Non avrei mai dovuto trascinarti in questa situazione. Ma Bob si abituerà prima o poi al fatto che io e te stiamo insieme. Lo conosco, è un tipo molto elastico. Beh, allora forse dovreste continuare a stare insieme. Mi vuoi sposare? Bruce, te l'ho già detto. Non possiamo continuare a decidere le cose in questo modo. E poi io vorrei sposare una persona particolare. Io sono particolare? Già, uno che va con l'uomo del gas. Vedi però, io non voglio che un giorno i nostri bambini vengano a dirmi: mamma, ho visto papà che baciava l'uomo del gas. Ideona, compriamo una cucina elettrica. Bruce! No, davvero, io... Fai il serio? Sì, ma baby, io non è che voglia centinaia di persone. Ah, no? No, io voglio te, i nostri figli. Sì. Bob, una volta ogni tanto, e basta, tutto qui, ma è così grave. Beh, ammetterai che non è proprio la situazione ideale, eh? Già. Ma scusa, ma tu non hai paura della solitudine? Un po'. No. Lo sai che se vuoi avere un figlio, anzi, più figli, ti devi sbrigare, perché i tuoi anni fertili non sono infiniti, Lo sai? Possiamo cambiare discorso? No, dico davvero, guarda che non hai più 20 anni e neanche 26. Parla per te. Ma ti ricordi come ci sembravano vecchi quelli di 30 anni quando eravamo bambini? Ma ti ricordi? Mi stai facendo diventare isterica, lo dico senti? Dico davvero, se vuoi dei figli dobbiamo farli subito. Mamma mia, senti, non ci arrivi proprio, Senti, guarda che lo so. Che non ho più 20 anni non vuol mica dire che sono morta. Ma non sto dicendo che sei morta, sto solo dicendo che il nostro passaggio sulla terra non è infinito. Non è infinito. Dobbiamo fare un bambino, 2, 3. Quelli che c'è? Che c'è? Ma stai attenta quando parlo. No, è che c'è il mio analista. C'è il tuo analista? E che ci fa qui? Dov'è? Mi era sembrato che qualcuno ci seguisse, Dottore, guardi che la vediamo benissimo. Ti porto via con me. Io con lei non vengo da nessuna parte. Ti faccio un sedativo e ti riporto in analisi. È molto malata. Sì, sì. Io non vengo più in analisi con te. Non sono più una tua paziente. Sarebbe molto autodistruttivo. Ah? Finiresti in un manicomio nel giro di una settimana. Gli do un pugno. No. Ha sentito? Voglio solo che lui se ne vada. Questo qua è il balordo di cui mi parlavo. Senti, Stuart, te l'ho già detto. Non vengo più in analisi con te, non sono più la tua paziente. Quindi... Non gli hai detto perché? Ma te lo dico subito, perché? Perché sei, oltre che un eiaculatore precoce, sei un analista di merda. Ma ok, bisessualità, Ma sai cosa succederà se non finisci l'analisi con me? Finirai in zitella, sì, e andrai a abitare con i tuoi due gatti. E fra poco ti lascerai con questo balordo. Sai cosa ha fatto l'anno scorso questo? Stavi insieme con uno che l'ha chiesto di sposarla, ma lui era allergico ai gatti. E lei ha scelto i gatti. Lo sa. E comunque non è andato così. Io e Michael abbiamo deciso di lasciarci perché abbiamo capito che non ci amavamo davvero. E comunque, per tua informazione, non resterò zitella. Anzi, mi sposerò. Può darsi anche che io mi sposi con il qui presente Bruce. E Bruce, caro, io e te dovremmo ricordarci ogni Natale di mandare a questo pazzo le foto dei nostri bellissimi bambini nel manicomio in cui l'avranno rinchiuso. Le foto? Questi chi sono? Avanti, Bob. Diglielo. Volevo dirvi sì. Che mi avete fatto stare molto male. E io sono molto, ma molto arrabbiato! Mi dispiace, ma devo chiedervi di andarvene. Non ammettiamo sparatorie qui. Dammi quella a fare. E tu levati. Oh. Senti! È la terza volta che veniamo in questo ristorante e non ci avete mai serviti. Quindi ora io voglio che mi porti una montagna di mousse al cioccolato. Hai capito? Hai capito bene? C'è altro che vuole, magari, eh? Qualcun altro vuole ordinare? Oh, io vorrei vedere il menù. E porta il menù a questi signori. E facciamo prestino! Va bene, va bene. Mi piace tantissimo la tua immediatezza. Ma ci ha mancato tutti! Zitti! Zitti! Io adesso voglio mangiare la mia mousse al cioccolato e voglio che stiate tutti zitti! Ditemi se non è meraviglioso! Zitti!
mousse al cioccolato l'ho offerta dalla casa, dottoressa Wallace. Grazie, tesoro. E anche lui è un mio paziente. Beh, non è niente male. Che stai facendo? Mi sembra che un attimo fa ti volessi suicidare. Ho cambiato idea. La dottoressa Wallace mi ha aiutato a tirar fuori tutta la rabbia che avevo dentro. Senti, se uno se ne va in giro a sparare solo perché è arrabbiato, si finisce dritti verso l'anarchia. Nessuno ha chiesto la sua opinione. Credo che io e Prudence siamo una coppia bellissima e dobbiamo sposarci immediatamente. Io non mi voglio sposare, io voglio abbandonare il lavoro, chiudermi in casa finché non mi cacciano con la porta e poi andare a vivere nei sottopassaggi della stazione, sì. Se tu verrai a vivere in campagna con me, io ti aiuterò a ritrovare la gioia di vivere. Non mi interessa. Scusa, e io che dovrei fare? Mi sembra che un attimo fa tu fossi impegnato con il cameriere. Oh, per amor del cielo, l'ho solo guardato. No, scusa, sei proprio incredibile. Pensavo che dopo averti sparato, la fissa delle donne ti sarebbe passata. Io ho bisogno della stabilità di una donna. Ah, perché questa qui ti sembra stabile? No, scusa, ha appena detto che vuole diventare una barbona, praticamente. Era una metafora. Una metafora di che? Una metafora di cosa, L'ho detto perché stava male, perché depressa. E allora, anche io sono depresso. Perché non sposi me? E troviamo un prete fuori di testa e poi adottiamo dei bambini? Ecco, ecco, poi c'è anche il discorso dei bambini. Sì. Io voglio dei figli miei. E lei può darmeli. Io non li voglio, i tuoi bambini. Anzi, voglio diventare lesbica. Oh. E andare a vivere con Brady e Nielsen. Ma questa sì che è un'ottima idea, cara. Non prenderla in giro, non vedi che sta male. E allora, anche io sto male. Ma di me? Nessuno si occupa! Mi vuoi sposare? Non capisco perché non sposa me. Lo guadagno anche bene. Prudence! Prudence, come tuo analista! Io ordino di sposarmi! No, lei non ti sposerà mai perché tu non sai piangere! Cosa? E sei troppo macio! Ma macio non vuol dire niente. Ci sono gli uomini e poi ci sono le donne e poi c'è qualunque cosa sia tu. Ma perché non mi vuoi sposare? Ma perché devi sposare me? Non voglio sposare nessuno dei due. Voglio sposare una persona sana. Ma allora ci sono rimasto solo io. No. Sposerò il cameriere! Cameriere! Oh, gioia, poverina! Paura dell'intimità con conseguente perdita della percezione del reale. Prudence, tesoro, non lo conosci il cameriere? Ma Bruce dice che quando ci si sposa è meglio non conoscersi. Sì, ma lo dicevo quando dovevi sposare me! Sì, ma te un po' ti conosco il cameriere per niente, levati. Cameriere! Cameriere! Serve qualcosa? Sì. Voglio che mi sposi! Oddio, ho sbagliato il conto! No! Voglio che mi sposi, vedi? Potremmo avere dei bambini ancora per poco tempo! Quindi, sposami! Non ti preoccupare, Andrew, adesso è una mia paziente! Prudence, andrà tutto bene, adesso sei in analisi con me! Ma io non voglio fare l'analisi, io voglio prendere lezioni di tennis! Signorina, adesso basta! Prudence, senti... Ma perché l'ho fatto? Ma perché sei entrato in contatto con i suoi istinti. Con il mio aiuto stai già facendo grandi progressi. Io odio questo ristorante. Prudence, il ristorante non è il problema. Il problema è che tu cerchi la perfezione. Hai presente la canzone I sogni son desideri? I sogni son desideri di felicità. Beh, sono tutte fregnacce. I desideri, lo sapevo.
ci credo. Certo che ci credi, è per questo che ti comporti così. Ma ci deve essere qualche speranza in più di essere felici? Non c'è, perché dovrebbe esserci? Guarda, c'è Cobb. Eh? Masha ama Constantin, ma Constantin ama solo Nina. Nina non ama Constantin, ma si innamora di Trigorin. Trigorin è in qualche modo innamorato di Madame Arcadina, che ama solo se stessa. E Medvedien ama Masha, ma Masha ama solo Constantin. E via, via, che si ricomincia di nuovo da capo. E alla fine della commedia, Constantin si uccide. Sì, ma che cosa vuole dimostrare? Me lo sono dimenticato! Mi sta venendo la nausea. Oh, lascia perdere. Sta diventando tutto troppo complicato. Idea una. Allora, Prudence, ti ricordi quando ti ho detto che la vita va presa così di getto, di istinto? Ti ricordi? Sì. Ok, allora io adesso ti faccio delle domande e voglio che tu risponda a queste domande di getto, di istinto, d'accordo? Sì. Siamo in un ristorante? Sì. Ti chiami Prudence? Sì. Hai la nausea? Sì. Mi vuoi sposare? Sì. È fatta! Ma perché gli dici di sì? Non che stia vomitando l'anima, no? Che mi voglia sposare! E allora siamo tutti felici! È una cosa così irritante! Tutti i miei pazienti se ne vanno! Le andrebbe di parlarne? Oh. Ciao! Ciao! Non credo che ci conosciamo, io sono Bob. Andrew. Hai un viso così familiare. Beh, forse conosci qualcuno che mi somiglia. Io stacco fra 5 minuti. E poi sei libero? Può essere. Che stai facendo? Dottor, e se credi che ti lasci scorazzare quanto ti pare con quella lì? E io vivo nel garage. Vorrai concedergli un cameriere ogni tanto? Ma qualcuno voglia andare in discoteca? Oddio, che ottima idea! Io sì! Brusi? Io no. E poi mi sembra che tu sia impegnato con il cameriere. Poi è un ballerino fantastico, è stato riformatore. Ma perché piange? Lei non piange mai, dottor Fremming. Ma solo se mi cade qualcosa in testa. Al riformatorio c'era un tizio che non ci stava molto simpatico, allora abbiamo preso uno scaldabagno di ferro e gli abbiamo tirato in testa dal primo piano. Lui mica si è messo a piangere, no? Come? Oh sì, ci è dispiaciuto molto. Andrew è molto sensibile, solo che ancora non si vede. Scusa, quanto tempo ci sei stato in riformatorio? 3 anni, sì. Fino a quando non è andato a fuoco. Forte! Il mio unico pensiero è come sta Prudence. Ma chi se ne frega? Porta, andiamo a ballare su! Sì! Su, dai. Io ho la foto di fuori. Mia madre non vuole che vada in motocicletta. Ma mille di foto. Che ruezzo! Mi sa che io non vengo. Sa, non dovrei dirglielo, ma ho qualche problemino con le donne. Credo di poterla aiutare. Sì. Sì, penso che lei dovrebbe venire in Antartide con me. In Antartide? No, non voleva dire Antartide, voleva dire analisi. Analisi? Proprio analisi, analisi, Antartide, antistaminico, ACP, che non me lo ricordo. Lucas, amore, stai bene? Sì, sì. Dove sono tutti? In discoteca! Perché? Non lo so. Siediti. Senti. Sì. Perché non vuoi venire a vivere in campagna con me? Te
l'ho già detto, non possiamo continuare a decidere le cose in questo modo. E poi perché tu mi vuoi sposare? Io ti voglio sposare perché... perché da quando ti conosco io non mi sono mai divertito tanto. Dell'analisi. Ma non siamo arrivati. Come fate l'analisi? Come
E vedo usciare gli ultimi risultati. Qui, qui, qui. Va bene, sposami, guadagno anche bene. Madame. Se io lo so che è Madame.